Ciao a tutti da Angelo, ben ritrovati nel canale Slot Svelate, buon venerdì, fine settimana a tutti, allora riprendiamo i video, salutiamo a tutti, saluto a Aniello79, ciao Aniello, Pietro e Tambo da Verbania, ciao Pietro e Tambo, Maria Albergoni, ciao Maria, Luigi Napoli 26, saluto sempre a tutti, Luigi Napoli, il Napoli dai che ha vinto questa volta con Conte, quindi penso che andrà bene, siamo contenti, allora... per i tifosi del Napoli, giustamente. Slot Sanremo, volevo anche ricordare per gli amanti del buon umore, se vi iscrivete gentilmente al canale Il Giustiziere 8, Il Giustiziere 8 per chi vuole insomma vedere dei video ad intrattenimento, video comici, quindi è un nostro iscritto che ci segue, Il Giustiziere, sul mio canale Slot Svelate, e se volete voi iscrivervi per passare un po' di tempo in allegria, potete farlo iscrivendovi al canale Il Giustiziere 8, vi ringrazio. Allora, bene, vediamo un po' il gioco. 1492 della nuova Sanremo. I soldi non vanno sotto, attenzione sempre al gioco, video dimostrativo per un pubblico maggiorenne, per farvi capire che in un lungo periodo appunto al gioco siamo perdenti. Cinquantello cambiato, Sanremo Games nuove con stallo da 60, queste qua bisogna fare attenzione, vediamo un po' quello che capiterà in questa partita, facciamo una sessione un po' integrale. Ho finito da poco di imbiancare a casa, diciamo, e sono in ritardo con il video, a dirvi la verità. Mia moglie si è messa in testa di imbiancare, un disastro, mi ha ribaltato la casa, ovviamente. Ma bisogna anche farlo ogni tot di anni, perché altrimenti insomma ci vuole sempre una rinfrescata a casa. Non vanno sotto, ho per vuoti, vediamo un po' quello che può capitare su questa slot. Cristoforo Colombo, a scuola ci divertivamo, lo chiamavamo Cristoforo Piccione, solite ragazzate insomma per ridere, e mi viene sempre in mente questa cosa quando gioco su questo gioco qui. Gettoniera un po' balorda. Il prossimo video, cari amici, a partire poi da domenica, vi ricordo sempre attenzione al gioco, è bene non giocare per chi ha problemi con il gioco, non inserire nemmeno un euro, anche per quanto riguarda il gioco online, io vi ho messo comunque un link sotto i miei video e vi dico sempre di non giocare. Chi vuole però, ci sono siti legali con regolare licenza ADM per partite responsabili, altrimenti lasciate perdere. Adesso vanno sotto, ma non vuol dire niente, perché se hanno fatto reti possono andare fino in cantina, ma la slot non paga, si è già pagato prima ovviamente.
forte. Madò, che gettoniere. Devo... Sono più le monete che non prende che quelle che prende. È pazzesco. È incredibile, non è possibile. Quasi tutte sotto. Sempre tutto reale, solo su slot svelate e da alcuni altri canali ovviamente seri di slot. Saluto sempre anche a tutti i professionisti, che i miei colleghi superiori del settore. Nessun segnale positivo per adesso, nessuna funzione, né nulla, né scatter. Non abbiamo né vite, né scatter, nulla. Andiamo a uno direttamente. D'altronde bisogna essere fortunati, poi quando si trova la slot anche positiva che parte con poco, e se la slot è negativa ci farà comunque la solita falsa partenza dopo aver inserito circa gli 80 euro. E se sta a recupero sono dolori, perché mangia bei soldi. Sto finendo già quasi il cinquantello. Hai vinto 5 milioni di miliardi di dollari. Ti senti sempre? Alla grandissima. Pronto, per te. Niente da fare, devo cambiare ancora. Cinquantello, mi sa che Cristoforo Colombo è rimasto ancora bloccato in America o chissà dove, perché appunto non si fa vivo, non si fa vedere. E stiamo lavorando. Cinquantello, e adesso diventa un centello. Allora, vediamo un po' se ci parte. D'altra parte mi conoscono anche in questo tabaccaio. Niente, hai intenzione di mangiare gli 80 euro. Thank you.
Se non ci dà lo stallo qua non ci salviamo più. 12 al primo tiro. Allora, potrebbe essere una pagata interessante, vediamo. Per una partenza o anche per uno stallo, vediamo un po' come si comporta. Una vita. Basta. Quindi segnale positivo, come altre volte con il 12. Speriamo che anche questa volta, da queste nuove schede, ci sia una certa logica, una certa costanza nelle combinazioni per avere lo stallo. Fino adesso è andata bene con, in altri video, con queste nuove, con ulteriori segnali che mi hanno corrisposto. Quindi in teoria probabile stallo, vediamo. Almeno per recuperare. Ormai inseriti quasi appunto gli 80 euro. Ha detto che lei era dato un biglietto a lui, eh? Sì, no, ma c'è un'altra cosa. Quello che ho preso da lui. Allora, sono da solo oggi a filmare, vediamo un po', siamo vicini ormai alla partenza. €10. Allora, una vita con quattro scatole, vediamo. Diciamo super vita. Vediamo se è sufficiente oppure mangerà ancora dopo. Che non abbiamo la certezza ancora, eh. 16, vediamo un po'. Non abbiamo ancora una certezza di uno stallo matematico, per cui dobbiamo rischiare. Sempre a rischio, purtroppo. Esatto. Se c'erano le vite e almeno due o tre vite, poi ci dava quei quattro scatter come super vita, ovviamente vi dicevo stallo matematico, cari amici. Invece andando via il centello, non lo so, una vita. Quando è arrivato io ero dietro di lui.
Allora ci proviamo ancora un cinquantello, poi la salutiamo, vediamo se quella pagata da 12 euro rispetterà lo stallo o anche due stalli, può succedere, però ovviamente sono schede nuove e possono anche cambiare rotta rispetto alle le vecchie Sanremo. Vediamo un po' con cinquantino ancora. Di solito dalla pagata da 12 può mangiare qualcosa e se, ripeto, la slot sarà bene, allunga il giro e può fare anche due stalli. Non è certa la cosa, però spesso e volentieri può fare questo movimento. Una vita da 11. Una vita. Li prendo dopo quelle monete lì che sono cadute, perché la gettoniera fa pena. Grazie sempre a tutti per le iscrizioni, potete farlo sempre su YouTube, slot svelate. Grazie sempre ai vecchi e nuovi iscritti. Adesso il gioco diventa pericoloso perché con uno stallo recuperiamo una vita e con due diciamo che forse possiamo vincere qualcosa. Se già ce n'è da uno andrebbe benissimo. È una cosa incredibile. Con tutti i soldi, cari tecnici, aggiustate ste gettoniere. Con tutti i soldi che si perdono. Ne prende una sì e 10 no di monete. Una vita.
Ben ritornati a tutte le persone, ovviamente, che sono tornate dalle ferie, ma c'è chi parte anche per le vacanze di settembre, ovviamente, quindi buone vacanze a chi parte per il mese di settembre. Buon rientro al lavoro per quanto riguarda tutte le persone che inizieranno o hanno già iniziato. Adesso ci vogliono veramente due stalli per andare a pareggiare i conti, sennò non ci salviamo con questa slot. Vi ricordo Nuove Sanremo. Niente, monete che non li accetta, sì. Neanche una funzione buona, solo quei quattro scatter lì. Sono 4 euro per completare i 150 euro inseriti su questa slot. Ovviamente voi non provateci, questo è chiaro, sono video dimostrativi già preventivati per voi, per dimostrare appunto quando si attaccano, come fanno pena anche queste nuove. Allora, 150, ormai siamo quasi vicini alla prossima partenza, conviene vederla, vediamo se riusciamo a salvarci con l'ultimo cinquantello oggi. Adesso a questo punto dobbiamo prendere due stalli. Non lo prende. Niente, prendo un altro cinquantello perché non lo prende. Prendiamo un altro cinquantello. E si riparte, cari amici, vediamo un po', ci ha fatto tribolare, ci avevo cinquantello, non lo voleva. Vediamo un po', due stalli per salvarsi, forza. Una sfida all'ultimo sangue qua. Sta ritardando molto da quel segnale da 12. Vedete, anche il segnale ha spesso pagato al primo tiro dalle nuove schede, nuove modifiche, non sempre può rispettare, può essere anche una pagata ovviamente di invogliamento. Come si sta dimostrando fino adesso.
Io adesso ho cambiato totale 200, 200 euro, due centello. Una vita. Niente, andiamo diretta a 3. Abbiamo una funzione, vediamo un po'. Vediamo un po' se ballo o stallo direttamente adesso, oppure può essere ancora una falsa partenza in quanto non abbiamo vite super vite, però può salire ovviamente anche gradualmente la slot. 49, dobbiamo arrivare sempre a 60. Beh, questa volta ci siamo, dai. È arrivato Cristoforo Colombo direttamente dall'America per slot svelate. Allora, stallo raggiunto, quindi adesso non c'è zero, vediamo dove ci vuol fare uscire, a che punto. 90, si potrebbero anche prendere, tanto vabbè, 100 ormai, maxi win. Vediamo adesso se riusciamo a recuperare ancora uno stallo. Che angelo mi sta svoltando, grande angelo. Sciacallo avvoltoio in azione. Scarichi 100 euro, pensano che io vinca sempre. Da fare, proviamo 10-20 e poi l'abbandoniamo ovviamente. Partita comunque bella, interessante, dimostrativa in tutti i sensi fino adesso. Vediamo, rischiamo per un altro stallo, se vuole ce lo dà. La rimanenza, vediamo, niente da fare. 21, abbiamo rischiato ovviamente per vedere. Pagata da 10, ci voleva una pagata superiore per essere più certi. Video integrale su questa slot. Io penso che abbiamo perso, ma neanche tanto, alla fine, perché ho cambiato il cinquantello, ma mi è partita non inserendo tutto il cinquantello e quindi si perde, ma non perdiamo tutti i 200 ovviamente. Niente. Dobbiamo abbandonarla purtroppo perché non ci sono altri segnali. Andiamo a 50, vediamo qualche tiro.
Niente amici, l'abbandoniamo, vediamo più o meno quello che ho recuperato. Almeno ci ha dato una maxi win, diciamo quel 21 lì, slot presa non positiva. Ha rispettato il 12, però comunque lo stallo l'ha dato in ritardo senza darci almeno due stalli. Vediamo quanti sono dal gestore. Andremo in conto. Vediamo quante monete sono. €118, va bene. Quindi abbiamo perso circa €80. Va benissimo. Grazie. Grazie mille. Allora, abbiamo perso circa €80, poi ho provato anche i 20, bene o male abbiamo fatto un bel video anche oggi. Io vi ringrazio per avermi seguito, sono 120-118 e ci aggiorniamo allora al prossimo video. Buona continuazione a tutti da Angelo e mi raccomando, vi aspetto domenica. Ciao a tutti e grazie.